Amiche e amici, buonasera. Il coronavirus, questa nuova dimensione verso cui andiamo con uno spirito di normalizzazione, ha fatto cadere certe maschere. Alcune maschere ce le vogliono fare indossare, altre invece sono definitivamente cadute. Molti di voi riferiscono che addirittura amici storici sono venuti meno, si sono percepiti in maniera diversa, nuove amicizie sono nate, c'è stato quasi un rimescolamento di quella che è la società italiana, nei rapporti umani. Sono uscite fuori ipocondrie, è uscito fuori il panico di persone che quando sono messe con le spalle al muro, in buona sostanza, davanti al pericolo di morire, si fanno sopraffare dal terrore. D'altra parte, invece, sono usciti fuori gli innamorati della vita, della libertà, della verità. E tra le tante persone che sono uscite fuori attraverso questa nuova dimensione dello stare insieme nazionale, certamente abbiamo Barbara Balanzoni che è con noi qui stasera. Ciao Barbara. Buonasera. La domanda introduttiva di questo format è quasi, diciamo, strana, sembra marzulliana. Chi è Barbara Balanzoni? Allora, oramai penso che chi mi segue lo sa, e quindi mi scuso se lo ripeto nuovamente. Io sono un medico, sono specializzata in anestesia e rianimazione e mi sono laureata in medicina nel 1999, mi sono specializzata nel 2004 e poi nel 2017 mi sono laureata in giurisprudenza dopo 7 anni di studio matto e disperatissimo e ho cominciato già dal 2015 a occuparmi di, come consulente tecnico di casi di malasanità e quindi ho iniziato a vedere come la medicina e il diritto, o meglio, come il diritto guarda la medicina, perché la medicina e il diritto guarda gran poco, purtroppo, per una, così, una riserva mentale che non avrebbe ragione di esistere. E quindi praticamente da 5 anni porto avanti entrambe le attività, di anestesista, che è il lavoro che faccio tutti i giorni, e di consulente, quindi ho oramai all'attivo parecchi casi, parecchi omicidi colposi e ho sviluppato una particolare sensibilità nell'analisi dei fenomeni così, medici quando purtroppo vanno male. Ho capito. Quindi hai una competenza un po' strana, cioè di medicina, diritto. A volte, insomma, quando il ragazzo deve scegliere dopo il liceo, dopo le superiori, che strada percorrere, o medicina o diritto, perché vi è, diciamo, una distanza abissale tra le due competenze. Fondi queste due competenze nella stessa persona. Che sensazione si prova da queste altezze? Ma io devo dire che la laurea in giurisprudenza in realtà è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché io ho preso ripetizioni per tutti quegli anni, diciamo così, da degli avvocati molto bravi, da degli avvocati di Napoli, e quindi mi hanno veramente insegnato a ragionare in termini giuridici e poi ho avuto la fortuna di fare corsi giuridici relativamente agli aspetti di responsabilità professionale con cassazionisti, quindi con magistrati, che sono poi anche il mio punto di riferimento, e quindi devo dire che ho avuto una scuola che mi ha dato tanto. Peraltro io continuo anche a studiare con magistrati, frequento le scuole. In realtà per chi vuole entrare in magistratura, perché mi piace comunque rimanere aggiornata, però questa continua mia necessità anche di studiare il diritto, questa passione che probabilmente è la mia passione più grande, anche forse di più della medicina, mi ha illuminato molto anche come medico, quindi mi ha semplificato la vita, perché
perché mi ha dato quella prospettiva che mi permette tante volte anche di fare scelte mediche che io ritengo più opportune rispetto a quello che avrei fatto, avrei avuto molti più dubbi in passato, invece adesso mi trovo avvantaggiata da questo punto di vista e sono anche riuscita un po' a trasmettere questa passione anche ad alcuni colleghi, o comunque a far vedere che il diritto non è un nemico della medicina, ma deve diventare il suo più grande alleato, e non per fare medicina difensiva, ovviamente. Dico, bravissima, ecco, c'è il discorso che in giurisprudenza si pone, non voglio annoiare i nostri telespettatori, ma in effetti vi è una parte della medicina che entra in contatto col diritto soltanto per creare gli alibi di ferro preventivamente rispetto addirittura a protocolli sanitari inesatti. La riforma Gelli Bianco, ad esempio, è andata in questo solco, e comunque addirittura si è parlato di immunità penale per i medici rispetto a dei protocolli sanitari incongrui. Ma adesso ci arriviamo. A Bergamo abbiamo assistito ad uno scenario veramente inquietante, con le camionette dell'esercito che portavano via, alcuni li chiamano i cadaveri, io li chiamo ancora salme, le salme per portarle a essere cremate. Ecco, dal punto di vista medico io ti chiedo, che utilità ha cremare delle salme che comunque sono zincate dentro una bara? Che utilità ha? Ma intanto, per quanto riguarda la vicenda Bergamo, ma non solo Bergamo, ma sempre più città del nord sono oggetto di indagini penali per capire qual è stata la gestione. E qui però secondo me vanno affrontati due argomenti diversi, cioè uno è appunto quello a cui ti rifacevi prima, cioè linee guida, direttive, queste cose, e l'altro è poi la questione salme portate per essere cremate in piena notte con tutte quelle scene che tutti ricordiamo fin troppo bene. Allora, l'ho detto anche in altre occasioni, anche qui mi scuso se mi ripeto, però ne parlavo anche ieri con un altro avvocato, la legge Gelli Bianco, che è una pessima legge e che ha introdotto l'omicidio sanitario, che fondamentalmente è poi un doppione dell'omicidio colposo, di cui non c'era alcun bisogno, ha cercato di fare un qualcosa che comunque non poteva fare. E stasera do un taglio un po' più giuridico per evitare di ripetere sempre le stesse cose, se me lo consenti. Cioè, ha cercato di ancorare la medicina a delle linee guida che già la parola stessa indica come non possano essere vincolanti, perché la linea guida è una linea guida, cioè è una lucina che tu ti fai davanti a un sentiero, ma ogni volta che c'è un bivio sei tu medico che devi decidere se andare a destra o a sinistra. Il problema è che mentre era stato, e questo ci tengo a dirlo, perché molti medici sono stati ingannati da questa legge Gelli Bianco, che nasceva con l'intenzione di raccontare la favoletta ai medici di praticamente alleggerire la loro responsabilità penale. Purtroppo però la Cassazione a sezioni unite il 21 dicembre del 2017 ha praticamente detto che grazie alla legge Gelli Bianco la posizione del medico risultava aggravata rispetto alla legge Balduzzi, anche quella non è che fosse brillante, ma la legge Gelli, che nasceva per superare i limiti della legge Balduzzi, è riuscita nella totale, cioè andando contro l'intenzione di chi l'ha scritta, e questo fa capire come è stata scritta, cioè male, è riuscita a peggiorare la posizione del medico, ma è riuscita a fare anche un'altra cosa sbagliatissima, perché è riuscita a inculcare nella testa di persone che di diritto non capiscono perché non è il loro mestiere, che seguire le linee guida, le direttive, senza poi distinguere quelle aziendali da quelle scientifiche, cioè facendo tutto un calderone, cioè basta che ci sia un foglio che ti dice si fa così, si sarebbe giunti alla immunità di fatto penale, con una causa di non punibilità, su cui anche qui si potrebbe molto discutere se è costituzionalmente corretta oppure no, secondo me no,
e anche secondo molti altri. E quindi i medici, nella loro, adesso accendo la luce del telefono così mi vedete meglio, nella loro ingenuità e anche nella loro pigrizia mentale, perché poi per pigrizia, la pigrizia mentale subentra quando tu non vuoi comunque informarti rispetto alle cose, quindi è passata la propaganda per cui basta seguire quello che ti viene detto, poi non importa da chi, basta che ci sia un foglio con scritto sopra qualcosa e tu sei fuori dai guai, cosa che non è. E non è, lo dice la Cassazione praticamente stabilmente da parecchio tempo, quindi non si è scoperto nulla. Nel Covid, nel Covid cosa è successo? Qualcosa di molto simile, cioè si è lasciato intendere che ci fossero delle direttive che tra l'altro nel contenuto e nel merito non possono essere condivisibili, poi vedremo perché, ma per motivi poi di buon senso, e si è lasciato intendere ai medici che stavano vivendo comunque un momento oggettivamente complicato e difficile, molto stressante tutto, con anche la paura che comunque non è che ha risparmiato noi, soprattutto nei primi mesi, e quindi tutto quello che veniva detto veniva preso come non tanto come oro colato perché ci si credeva, ma come oro colato nella falsa percezione che sarebbe stato un ancoraggio per sfuggire dalle maglie penali. In realtà poi la grande bluff questa secondo me scorrettezza era stato peraltro quello di cercare, perché a un certo punto tu te lo ricorderai, a fine marzo venne detto che cioè anche lì si è usato lo specchietto per allodole dicendo che i medici erano liberati dalla responsabilità penale, avevano questo scudo penale per le decisioni organizzative, amministrative che non sono cliniche, e per cui erano già leggendo il testo si doveva capire. Infatti io avevo già messo in guardia tutti con una serie di video molto arrabbiati sul punto, ma in realtà si stava cercando di scudare quelle scelte amministrative gestionali delle direzioni che sono fatte in parte da medici ma in parte no, ma poco importa. E anche questo nel silenzio collettivo, perché nessuno aveva avuto la sensibilità di capire che in realtà dal punto di vista medico rispetto a una malattia nuova senza linee guida o comunque senza una precedente esperienza precedente, comunque il codice sia di procedura civile che penale mostrava delle possibilità per un giudizio meno a maglie meno strette rispetto ai casi ordinari. Quello che invece si voleva fare era dire, a un certo punto, poi non è passata questa cosa per fortuna, dire che tutte le scelte amministrative, quindi delle direzioni, che molte delle quali attualmente sono indagate, dovevano essere praticamente scudate. Questa cosa, cioè all'interno di questo contesto, di questo perimetro, che secondo me è già scorretto perché parte da presupposti sbagliati e soprattutto sfrutta l'ignoranza non scusabile, per carità, dei medici, ma anche momenti emotivi come la paura, come la difficoltà, la stanchezza, ha cercato di creare i presupposti per fare poi quello che comunque si è fatto. Perché cosa si è fatto? Si è in tutta fretta provveduto a seppellire una marea di persone senza implementare la parte di studio clinico e quindi la parte di studio scientifico che avrebbe aiutato nel comprendere i meccanismi che comunque sono stati capiti, perché poi gli anestesisti e gli animatori hanno questa grande capacità di saper apprendere anche dai singoli casi e di sapere astrarre, quindi di capire che i fenomeni, cioè le polmoniti virali ci sono sempre state, non le ha inventate il Covid, la SARS c'era già stata, la MERS anche, e quindi tutto quello che è successo non è che si è creato un mostro genomico per cui ha creato delle cose che non esistevano.
io sto seguendo dei corsi fatti dalla società degli anestesisti, ne ho seguito uno anche oggi, e devo dire che sono pieni di, scusate le zanzare qui, sono pieni di nozioni di buon senso e assolutamente scientificamente validi, e anche qui bisogna dire che tra gli anestesisti e tanti altri che parlano, anche qui c'è un po' un abisso, perché fondamentalmente anche qui le altre persone che non si sono, gli altri medici che non si sono trovati in condizioni così complicate, con pazienti così difficili, hanno una visuale anche un po' distorta, perché normalmente in rianimazione non vedono pazienti, cioè non lavorando in rianimazione non vedono i pazienti critici. Tutto questo per dire che decidere di mandare una direttiva che da un punto di vista tecnico non è vincolante, perché è una direttiva che ti dice io sconsiglio le autopsie, non è un atto che è vincolante per il medico, ma tu che la scrivi sai come viene percepita dalla popolazione medica, per cui se tu sai che ti basta mandare, diciamo tra virgolette, un messaggino con un doppio significato, che è non fare le autopsie, perché questa è una linea guida che quindi ti svincola dalla responsabilità penale, per cui nessuno mai ti verrà a chiedere conto, perché tu stai seguendo quelle famose linee guida della legge Gelli, che dice che se tu le segui, soprattutto laddove c'è non c'è chiarezza e tutto, tu sei salvo. Chi è quel pazzo di medico ignorante, comunque dal punto di vista giuridico, quindi che non è che dice ma guarda che questa cosa qua non vuol dire assolutamente nulla, anzi ti espone ancora di più, perché tu stai facendo una cosa sapendo che in realtà è sbagliata. Però questo ha creato il presupposto per convincere tanti miei colleghi a fare la cosa più semplice, cosa che l'essere umano funziona così, si cerca sempre la via di minor resistenza perché è molto più faticoso non farlo. E quindi si è dato, ma con anche questi pregressi della legge Gelli e tutto un insieme di iniziative che erano del 2017, quindi il Covid manco c'era, però fa capire come si fosse cercato già da tempo di... Tanto che mi ricordo che un commentatore su diritto penale contemporaneo disse ma stiamo andando verso una medicina di Stato, cioè quando si doveva approvare la legge Gelli-Bianco, mentre i magistrati erano tutti contrari, io anche, ma la scuola era quella, ma come medico ero contraria, invece tutti i medici delle varie direzioni, soprattutto medici legali, chissà perché, erano super favorevoli, no? E tanto che ad alcuni di loro è pure sfuggito il senso di quello che stavano facendo, e questo l'ho verificato nell'attività giudiziaria. Quando ci furono un sacco di commenti dei giuristi, quindi di menti raffinate, rispetto alla legge Gelli, dissero: qui stiamo rischiando di andare verso una medicina di Stato, perché allora il medico che vuole fare il medico in modo sicuro e anche poco impegnato, diciamo così, è sufficiente che si adagi su 3-4 favolette o filastrocche che vengono riportate, perché poi c'era il fatto, se tu ti ricordi, che quelle linee guida che diventavano quelle salvifiche, perché questo è, e poi dimmi se non è questa la medicina difensiva, dicevano che dovevano essere approvate dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi la regia dell'Istituto Superiore di Sanità era già ampiamente emersa prima del Covid, e tanto che c'erano state molte persone, perché poi era iniziata la guerra, no? Questo per spiegare un po' come si arriva anche a certe situazioni. Io su questo c'ho un po' la memoria storica, perché io ho fatto la tesi in procedura penale a febbraio del 2017, quindi tutta questa cosa qua l'ho vissuta proprio sulla mia pelle, perché stava cambiando la legge mentre io scrivevo la tesi di laurea. E ci fu una guerra, e probabilmente c'è ancora, perché le società scientifiche che potevano scrivere queste linee guida dovevano avere il bollino blu del Ministero, cioè dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi l'Istituto Superiore diceva: tu sei hai il bollino per cui puoi scrivere le linee guida, e alcune società erano rimaste escluse.
Per cui anche lì, io l'avevo detto ripetutamente, avevo detto questa è la guerra di quattro sfigati che si battono per scrivere linee guida che poi non potranno che essere identiche a quelle internazionali, perché voglio veramente vedere se l'Italia, che nella ricerca, diciamo così, non è che siamo proprio il non plus ultra, ma perché non ci sono soldi, non per le menti, ma per i mezzi, può scrivere cose diverse dalle migliori linee guida internazionali e poter poi far nascere una medicina italiana diversa da quella internazionale. Non era possibile. Però questo, di cui non ho mai parlato prima perché mi hai fatto venire in mente tu adesso, ti fa capire come la medicina in Italia era stata già distrutta col tentativo di incanalare i medici in vie controllabili comunque dall'Istituto Superiore, col tentativo anche di demedicalizzare il più possibile, quindi togliere i medici dalle ambulanze, togliere i medici dai reparti, non fare più specializzare le persone. Abbiamo 20.000 medici che non sono specialisti e che è brutto da dire, però molti sono rimasti anche un po', come dire, in posizioni un po' sfigate, perché a un certo punto, se tu nella vita puoi fare solamente il medico senza nessuna competenza e quindi i lavori pagati anche malissimo più ai margini, certo, poi ti arriva la demotivazione, poi ti arriva il fatto che l'età va avanti e quindi non sei disposto a entrare in specialità perché magari ti devi pure trasferire, e quindi si è creata una classe medica, cioè c'è proprio uno spartiacque, cioè quelli della mia generazione, secolo scorso, praticamente i laureati del secolo scorso, che siamo tutti entrati in specialità praticamente quasi subito dopo la laurea. Io ho perso un anno nel trasferimento da Bologna a Verona e già mi pareva un'assurdità, cioè già mi sembrava, oddio, che mi mancasse la terra sotto i piedi. E poi da un certo punto in poi tutta una serie di persone che sono rimaste tagliate fuori e che iniziano ad essere un numero spropositato, e poi anche lo scandalo, perché nel frattempo non ci siamo fatti mancare nemmeno questo, di scuole di specialità che erano ad esempio scuole di specialità in medicina d'urgenza e pronto soccorso in ospedali dove il pronto soccorso non c'era, e quindi anche scuole insospettabili che tu diresti è impossibile, hanno poi visto in questa rimodulazione dell'accesso alle scuole di specialità e la scuola di specialità stessa tutta una serie di contrattempi, impreviste situazioni che però hanno dimostrato anche la grandissima fragilità e la debolezza della formazione medica, senza contare che c'è poi la voragine dei medici di base, che anche lì non si riescono più a trovare, la preparazione anche secondo me di questa scuola triennale, che tra l'altro poi ruba anche risorse, perché a un certo punto i medici non riescono ad entrare in scuola di specialità, si vanno in quella per medicina generale, e poi a un certo punto entrano in specialità e l'abbandonano, e quel posto abbandonato non viene recuperato da un altro, ma viene perso. Quindi se 100 persone iniziano la scuola di medicina di base e 20 di queste poi entrano in specialità e ovviamente lasciano la medicina di base, quei 20 posti persi sono persi, quindi avremo 80 medici di base e non 100. Oltretutto anche lì ci sarebbe anche molto da dire, questa è un'opinione personale, perché mentre un tempo il medico di base era uno specialista anche bravo nel suo, che poi magari si dava la medicina di base ma coltivava anche la sua specializzazione, e quindi il medico che andava a fare il medico di base era un medico clinico che sapeva valutare molto bene i pazienti, tutto questo si è andato comunque perdendo, perché adesso per fare il medico di base devi fare questa scuola triennale dove in realtà poi tu frequenti un po' di qua e un po' di là, però non è che acquisisci una padronanza di, come posso dire, una specificità delle capacità che poi ti rendono, come posso dire, adatto, che poi la medicina di base non è semplice, non è facile senza strumenti e solo con l'occhio clinico fare diagnosi, quando però tu l'esperienza clinica ospedaliera non ce l'hai. E quindi la professione medica era stata già massacrata e distrutta
Si sono create situazioni situazioni che secondo me configurano l'esercizio abusivo di professione medica, anche questo l'ho detto ripetutamente, sto collaborando con INAS da un anno per cercare di capire cosa sta succedendo, soprattutto al 118. Abbiamo avuto Piacenza, parliamo di Piacenza perché adesso con la storia della caserma dei carabinieri, così la gente c'ha un po' l'orecchio, l'ASLA di Piacenza, la SST, anzi si chiama così, 2 mesi fa aveva pubblicizzato un'auto medica dove però mancava il medico, cioè avevano fatto un post scrivendo abbiamo messo l'auto medica, però nell'equipaggio la figura del medico mancava, tanto che io scrissi dovete chiamarla auto infermieristica perché auto medica, sapete com'è, evoca la presenza del medico, se il medico non c'è non può essere un'auto medica. E l'AST cancellò il post, però non ci ha ancora risposto rispetto al fatto di avere o no risolto il problema. Quindi il Covid, per tornare a bomba, dove arriva? Arriva su una situazione drammatica, se non tragica, di dequalificazione di tutto il sistema sanitario nazionale, dove però, se ci facciamo caso, questa è la serata, ci vorrebbe la base complotto, quella che sai che io ogni tanto metto quando faccio i miei video, ci vorrebbe la base complotto perché mi verrebbe da dire, si è proceduto poi anche con quella scemenza delle ore 18, dei vari concertini, applausi e come si dice, quando vuoi, mitizzazione del personale sanitario, si è cercato di costruire un'immagine vincente di tutto il mondo sanitario, cosa che poi come tutte le cose ti viene a schifo, perché poi quando vuoi costruire artificialmente qualcosa poi non è che il giochino può reggere per troppo tempo, e quindi infatti adesso tutti vanno a denunciare, e probabilmente se non ci fosse stato tutto quell'eroismo acclamato non ci sarebbe stata anche adesso questa insofferenza. E quindi si è voluto lanciare il messaggio di un sistema sanitario iperefficiente, giusto un po' affaticato, ma in un sistema Italia dove tutto funzionava come se fossimo il miglior paese al mondo, quando poi in realtà ci siamo ritrovati ieri con la procura di Como che ha sequestrato, mi pare Como, 363 cartelle, direttori generali di Vercelli di altre regioni del nord, poi anche in Campania, indagati sicuramente per turbativa d'asta negli ultimi giorni, ma per epidemia colposa, omicidio colposa qualche settimana fa, più Albergo Trivulze e tutte le altre RSA sotto gli occhi degli inquirenti, perché erano tutte cose che io avevo già iniziato a raccontare, non solo perché ero il consulente del primo caso mediatico che ha riguardato il Covid, quindi la morte di Gaia Contini, ma perché quando tu per lavoro, come nel mio caso, non fai altro che vedere cose che non vanno, riconosci con molta facilità quando tante cose insieme non vanno e non possono che andare a comporre un determinato puzzle alla fine. Poi ovviamente l'ultima parola spetta alla magistratura, però per come erano le cose prima, per come si sono sviluppate e per come le abbiamo viste poi andare, non poteva che finire così. Bisognerà poi vedere se la magistratura riuscirà, lo dicevo stamattina nella Corona Stampa, questo aggiornamento giudiziario sul mio profilo, che bisogna anche però, che la magistratura si appoggia a dei consulenti che però vogliano veramente fare i consulenti, quindi a medici, consulenti tecnici della procura, che vogliano veramente andare a fondo alle questioni, perché non si può poi sempre pensare che le protezioni e le collusioni possano vincere su tutto. Qui purtroppo il fatto che i magistrati non siano laureati in medicina li rendono completamente dipendenti dal giudizio del medico consulente, e già nei processi normali noi vediamo delle scemenze, delle assurdità spacciate per scienza quando è carta straccia, e la carta straccia decide nel caso della malasanità una marea di processi, per cui io sono un po' scettica rispetto ai risultati concreti che si potranno ottenere, perché so come funziona questo tipo di attività quando c'è di mezzo la malasanità, soprattutto in certi ospedali e soprattutto
laddove ci sono interessi economici che sono molto maggiori di quello che si potrebbe immaginare. Un attimo di pausa. Che tatuaggi hai? Perché noi notiamo questi tatuaggi e c'è molta curiosità. Capisco che noi non c'è attinenza, però abbiamo visto il simbolo della sanità. Il tatuaggio a cui io sono più legata è il motto del San Marco, che è per mare, per terra, quindi marina militare, per la mia esperienza, per la mia disavventura militare, cioè per il processo militare che io ho avuto quando sono rientrata dal Kosovo nel 2014, un processo assurdo di cui parlò tutto il mondo e di cui scrissero tutti i giornali, perché in Italia si riuscì a fare un processo a un tenente, cioè a me, per avere salvato una gatta che stava morendo di parto, una gatta italiana, perché era una gatta residente nella base in Kosovo e quindi italiana, con i giudici militari che dissero non si capì, cioè la Balanzoni doveva salvare quel gatto, cioè non è che poteva scegliere, aveva la sentenza più animalista della storia, la scritta il Tribunale Militare di Roma, che disse che il medico che si trova davanti a un animale che sta morendo, peraltro il veterinario era in licenza, quindi non c'era, ha il dovere di soccorrerlo. Però questo mi è valso un processo militare che poi venne ampliato a tutta un'altra serie di reati che si concluse in una soluzione piena per me su tutto, ma quello che fece il giro del mondo fu questa accusa di disobbedienza aggravata continuata, quindi anche un'accusa piuttosto pesante, che fece parlare a tutto il mondo militare, ma anche civile, della vicenda. Siccome io quella fu una delle prove più dure della mia vita, comunque, perché la mia vita rimase ostaggio comunque della Procura Militare di Roma per 2 anni, oltre alla delusione umana e oltre alla preoccupazione, perché comunque era una cosa che io vivevo anche come più grande di me, però anche lì non ho mai mollato, perché io ritengo che nella vita non si debba mollare mai, soprattutto sulle questioni di principio, e chi mi fu molto vicino in quel momento fu una persona del Reggimento San Marco, che in realtà in un modo molto militare, nel senso con un'impostazione sempre molto militare, però mi permise di fare pace dentro di me con la forza armata, e alla fine del processo, in segno di ringraziamento, e perché sentivo la marina militare veramente scorrermi nelle vene, anche perché poi ci fu l'ammiraglio Binelli, che era capo dello Stato Maggiore Difesa, che mi ricevette, insomma mi diede modo di continuare in quella mia battaglia per dimostrare la mia innocenza. E quindi questo è sicuramente il tatuaggio a cui sono legata di più, che però dice anche tanto di me, e cioè di me dice che se io credo che una cosa sia giusta, la faccio, che sia salvare un gatto in Kosovo, che sia difendermi da un processo, e che sia adesso raccontare queste cose del Covid. Questo invece è il bastone, okay, di Asclepio, quindi è il simbolo della medicina, è un tatuaggio che ho fatto a dicembre dell'anno scorso, proprio perché era un momento in cui sono stata attaccata duramente da tutta una serie di giornali che nessuno leggeva, perché sono giornali infermieristici che vengono letti giusto da loro, ma erano attacchi di una pesantezza, di una volgarità così importante che a un certo punto io mi sono detta: sapete che vi dico, adesso mi tatuo ciò che io sono, cioè un medico, e porto avanti questa battaglia contro l'esercizio abusivo di professione medica, cosa che, come dicevo prima, sto facendo col NAS da 1 anno, e poi vedremo anche qui chi avrà ragione. Va detto, per onestà intellettuale, che le indagini sono in corso e quindi non so in questo momento come andrà a finire, ma anche qui non posso immaginare che ci sia mai un giudice che possa dire che gli infermieri in ambulanza senza un medico possono fare farmaci, cosa che sta avvenendo invece, avviene in regioni anche qua insospettabili del nord. In realtà tutta l'emergenza, tra cui anche in questo momento scelte importanti, sono fatte sulla base di banali algoritmi dati in mano a un infermiere che senza medico, peraltro scusami, approfitto di questo collegamento con te per dire che la nuova frontiera
qua nel nord è quella di, anche su pazienti con sintomi importanti, è quella dell'infermiere che lascia a casa la persona che ha chiamato l'ambulanza e contestualmente gli fa firmare il rifiuto di ospedalizzazione. Cioè tu paziente chiami l'ambulanza, ti arriva l'infermiere che ti dice no ma stai a casa che è meglio, e tu poi dici ti fai convincere, però devi firmare che tu stai rinunciando di tua spontanea volontà, tu stai rifiutando il trasporto in ospedale per una decisione che tu non hai mai preso. E questa è l'ultima frontiera di come funziona il 118. Ora, io ho detto già qualche tempo fa, ma voi pensate veramente che sia il Covid il problema? Perché il Covid ieri ha fatto 5 morti in Italia, ammesso che vorrei vedere le cartelle, e oggi dicono i giornali, i telegiornali, che ne ha fatto il doppio, che detta così sembra un grande numero, ma il doppio di 5 è 10. Se fosse stato 1 e oggi 2 sarebbe sempre stato il doppio, se fossero stati 10.000 oggi 20.000 sarebbe comunque stato il doppio. Dire il doppio però bisognerebbe dire anche di che numero. Allora io mi chiedo, noi siamo in una situazione di emergenza con 5 deceduti, e ripeto vorrei vedere le cartelle, e oggi 10. Magari oggi su un dolore toracico, che può essere un infarto, una dissecazione aortica, una pericardite, invece di mandare il medico rianimatore in ambulanza, un qualche coraggiosissimo infermiere ha fatto firmare un rifiuto di trasporto in ospedale a una persona che ha chiamato l'ambulanza. Ora, che cosa è più grave? È chiaro. Ecco, allora, fino a quando non ci sarà la volontà, in tutto ciò devo dire che in questo anno in cui molti miei colleghi mi hanno mandato documenti, perché l'onere di questa cosa me lo sono presa io, perché a un certo punto c'è anche quel meccanismo mentale per cui dici è inutile che aspetto che lo facciano gli altri, tanto non lo fanno, a sto punto lo faccio io, perché faccio prima farlo io che aspettare che lo facciano gli altri. Allora molti miei colleghi, devo dire la verità, mi hanno dato un sacco di materiale, e questo materiale è diventato oggetto di indagine penale, e questo evidentemente lo so, perché è evidente che avendolo fatto io qualcosa poi so. Ma la maggior parte dei miei colleghi che continua a scrivermi a tutte le ore del giorno e della notte, e che continua a lamentarsi di quanto la professione medica faccia oramai schifo, cosa che confermo, in realtà appena gli dici ok, prendi carta e penna, ovvero tradotto la PEC, perché adesso si fa così, e mandi una PEC, ti do io l'indirizzo e fai presente tutte queste cose, c'è una resistenza mostruosa. Perché? Perché tutti pensano che curare il proprio orticello di 1 mm² sia meglio che curare tutto il sistema. Allora, fino a quando la gente penserà che nel momento in cui la sua piccola vita funziona meglio se non si espone, tanto c'è la Balanzoni che lo fa, oppure c'è l'avvocato XY che lo fa, ma non lo fa di persona, queste sono quelle classiche persone per cui le battaglie fatte dagli altri non dovrebbero avere neanche senso, perché poi in realtà chi si espone lo fa per tutti, mentre chi non si espone e quindi fa il vigliacco lo fa solo per se stesso. E quindi in realtà siamo di fronte a questo sistema assurdo per cui abbiamo poche persone che si stanno prendendo delle responsabilità enormi. È vero, lo fanno per scelta, lo fanno perché ci credono, però è anche vero che lo stanno facendo a un prezzo altissimo, che è anche quello sul piano personale, di non avere il tempo, se non altro, di fare altro, tipo leggersi un libro o guardarsi un film. Però questo senso del dovere che porta alcune persone a battersi, diciamo così, perché tutta la collettività... Abbiamo perso
l'abbiamo persa. Sono tornata. Perso la dottoressa Baranzoni. Sì, eccola, okay, qua di sono nuovo. Tornata. Ho perso la connessione. Perché a volte mi viene il dubbio che, insomma, dipenda da qua, dalla linea, quindi... No, ma questo è durato poco. Allora, è chiaro, stai dando un quadro veramente esaustivo che mostra una grande capacità di lettura di quello che sta avvenendo, perché è chiaro che i pronto soccorso, gli ospedali sono andati al collasso in Italia a partire dal 2014 sistematicamente ogni anno. Basta vedere le rassegne stampa degli ultimi anni, quindi la balla per cui sono andati in tilt solo quest'anno non è digeribile, non è credibile, è letteralmente incredibile, non ci si può credere. Basta, insomma, veramente mettere nel motore di ricerca Google ospedali in tilt Bergamo e fare click e spunta tutta la rassegna stampa. Brescia, Milano. Perché nel 2014, insomma, le politiche di austerity, sì, ci sono stati dei tagli, una direttiva dell'Unione Europea che va a rimodellare gli ospedali, si preferisce il privato non fa fronte a nessun tipo di emergenza, è una questione assai complessa. Ma continuiamo con il problema. Vogliamo conoscere Barbara Baranzoni. Ci piace conoscere Barbara Baranzoni, perché è chiaro che poi... Noi sviluppiamo tutti gli altri argomenti. Quindi siamo arrivati al bastone, quello di Mosè, quello del legno e del serpente, che quando viene buttato a terra diventa un serpente, e quando viene raccolto diventa un bastone. È una figura quasi... Adesso non ci credi, ma io non so il numero esatto dei tatuaggi che ho, perché ne ho veramente una marea. E sono tutti, cioè sì, non lo so perché ho smesso di contare a un certo punto, dovrò fare il conto, però sono tutti legati, quasi tutti legati, a parte forse i primi perché ero tanto giovane, ero emiliana, ero, sono ancora, e quindi insomma gli ultimi, diciamo così, negli ultimi anni sono tutti legati a momenti drammatici, della mia vita. Allora io nella mia vita, allora, ho avuto un sacco di momenti, no ma permettimi una battuta, visto che per terra e per mare vogliamo dire Barbara Baranzoni è una pirata del 2020 in qualche maniera. Ma io ci ho ragionato ultimamente sulla ho fatto un bilancio ultimamente, io ho avuto una vita che, l'ho detto anche in altre occasioni, non è stata esattamente cioè, rispetto, se uno dice una che ha due lauree, allora chissà quanto casa, chiesa e ospedale, nel senso che io ho avuto una vita abbastanza perigliosa, abbastanza avventurosa, ma lo dico non in termine piacevole della cosa, perché ci sono alcune persone che sono così, e devo dire che negli ultimi anni, cioè dopo la laurea in giurisprudenza in realtà, mi sono data una grande regolata, per il fatto che avendo lo strumento culturale a quel punto per sapermi muovere, e soprattutto riuscendo ad avere accesso a un sacco di documenti e riuscendo a vedere su tutta Italia quello che succedeva, ho iniziato paradossalmente a sentirmi meno aliena, perché io soffrivo tantissimo prima situazioni che non mi piacevano, che non mi convincevano, non mi sono mai prestata a compromessi, però mi vivevo sempre un po' come quella diversa, cioè quella che non era disposta a far finta di poter fare una cosa per poter prendere 500 euro in più al mese. Io mi sono sempre schierata contro queste cose. Dopo la laurea in legge, quando ho visto che lo schifo era più o meno trasversale e avevo un ruolo istituzionale in un processo che era quello del consulente tecnico o consulente della procura, e quindi riuscivo a tradurre proprio nella vita concreta, paradossalmente ho iniziato a dire: ah no, ma allora non è che sei aliena tu, e c'è un sistema fatto così che va combattuto, ovviamente va combattuto con le armi della legalità, evidentemente. E quindi ho iniziato a ovviamente ho iniziato a conoscere anche magistrati,
di cui ho una stima infinita, avvocati di spessore, e anche avvocati che non lo sono, devo dire la verità, anche qui si aprono altri capitoli drammatici della mia vita, però ho iniziato, devo dire, un percorso probabilmente più importante e più riflessivo anche, e ultimamente devo dire che l'aspetto riflessivo nella mia vita è diventato, direi, chissà come eri prima, però devo dire che ultimamente il riflettere sulle cose, il ragionarci, il valutarle, è diventato più importante rispetto all'impulsività o, come posso dire, alla veemenza. Basta vedere come scrivo le consulenze adesso e come scrivevo le prime. Adesso scrivo in un modo che è molto più chirurgico, ma molto più distaccato, molto più freddo, e che però tiene molto di più magari di quella veemenza che non serve a niente, ma che fa vedere che ci sei troppo coinvolto emotivamente. Ecco, adesso sto raggiungendo più quel distacco che serve per essere più funzionali in queste cose. Cosa vuole fare Barbara Balanzoni da grande? Allora, io se io potessi scegliere, io mi prenderei la terza laurea in storia, in scienze politiche e storia delle relazioni internazionali, e darei un impianto storico alla cosa. Cioè, se io potessi scegliere, farei la studentessa universitaria a vita. Cioè, infatti quando lo dico mia madre si spaventa, perché sa che se fosse vero io lo farei veramente, però a me la dimensione di studentessa universitaria è la cosa che piace di più, però non posso, a meno che non mi arrivi in eredità da qualche parte, ma non è imprevista. Ma io, anche qui è difficile, perché fare il medico oggi è diventato particolarmente complicato, perché il sistema in cui lo si fa, che è un sistema molto politicizzato, perché le nomine sia dei direttori generali che dei primari sono nomine politiche a tutti gli effetti, ha reso e sta rendendo la vita del medico un inferno. Però è anche vero che per diventare un medico capace di fare questo lavoro servono tantissimi anni, quindi l'anestesista, per diventare anestesista, ce ne mette 11 ad esempio, per cui buttare via un lavoro dove tu ti sei costruito giorno per 11 anni, e che se non continui a fare ti dimentichi, perché poi se non lo fai, certe cose non le fai tutti i giorni, veramente perdi la manualità. L'ho scartata come ipotesi, cioè ci ho ragionato, ho passato un sacco di anni chiedendomi quello che tu mi hai chiesto stasera senza riuscire a darmi una risposta. Poi mi sono detta a un certo punto: ma cavolo, ma tu puoi rinunciare a fare il tuo lavoro che peraltro ti piace? Cioè, se non ci fosse questo sistema ti piacerebbe farlo, per cui sicuramente continuerò a fare l'anestesista, rianimatore, è sicuro. Per quanto riguarda invece l'aspetto giudiziario, purtroppo questo, dico purtroppo perché mi logora molto, però anche questo è una delle cose che mi piace di più, perché la consulenza tecnica è quel qualcosa che tu ti costruisci e diventa una tesi che poi devi portare al vaglio del giudice, ma è veramente un'opera tua, cioè come l'atto giudiziario per un avvocato, quindi quel qualcosa in cui tu metti veramente tanto di te, e soprattutto mi obbliga a studiare tantissimo la medicina, perché se fosse per me io studierei solamente il diritto. Invece, facendo il consulente tecnico, io sono obbligata a studiarmi la medicina e anche degli argomenti che magari non è che mi appassionano, e lo devo studiare ad altissimo livello, perché poi c'è di mezzo il processo e quindi non è che ti puoi fare fregare. Quindi io credo che continuerò a fare esattamente quello che sto facendo, perché è una... Io riesco a sfruttare nel diritto la laurea in medicina e facendo il medico la laurea in legge, riuscendo a veramente dare un senso a entrambi i percorsi di studio. Mi rendo conto che sono un po' un'eccezione rispetto, perché normalmente chi fa le consulenze sono medici legali che però non fanno attività clinica e che comunque non hanno competenze giuridiche in senso lato, quindi comunque
è una cosa un po' diversa dal resto, però penso che sia anche a un certo punto una, diciamo, una peculiarità, e me la tengo a sto punto, tanto non ci salto fuori. Cioè, tu mi fai la domanda più difficile, se, ecco, se fosse per me, non potrei rinunciare a nessuna delle due. Io farei tutte e due, però mi ritaglierei il tempo per studiare scienze politiche, ma questo tempo non ce l'ho adesso. Assolutamente, peraltro sono due competenze che si fondono in un momento storico molto particolare, perché mai come adesso medicina e diritto si sono avvicinati, dicevamo in qualche modo all'inizio, però secondo un'altra prospettiva. L'emergenza sanitaria di fatto è percepita come emergenza democratica, quindi vi è un attacco ai diritti fondamentali della persona sulla scorta di una... di un motivo sanitario. Di un motivo sanitario, di una presunta o tale epidemia. Molte persone qua stanno segnalando che hai avuto da ridire sull'operato di qualche infermiere, di qualche medico, e dove hai un attimino anche alzato i toni. Sappiamo che sei andata anche sotto procedimento disciplinare per le tue battaglie e le tue iniziative. Vogliamo sapere da te che cosa è successo, perché vi fu quella disputa, se ce lo puoi dire, e se è vero che sei sotto procedimento disciplinare e per quali ragioni, che intuiamo, è chiaro. Sì, allora, prima volevo per risponderti compiutamente a questa domanda, volevo dirti che per rispondere alla parte diritto e medicina, perché poi sono due cose che in realtà hanno dei punti di contatto. Oggi leggevo che Conte diceva che lui ha agito secondo praticamente secondo criteri assolutamente scientifici, ha fatto scelte difficili, tutto. Nessuno discute sul fatto che fossero scelte difficili, però se sono così evidenti e sono così corrette queste valutazioni scientifiche, ce le deve fare leggere. Perché? Può anche essere che lui abbia preso le decisioni migliori al mondo, ma fino a quando si sottrae al contraddittorio, cioè fino a quando non rende noti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, rimane un vulnus rispetto alla credibilità di quello che ha fatto e anche alla scientificità. Perché se leggendo quei documenti si dovrebbe aprire un contraddittorio nella comunità scientifica. Ho detto già, e lo dico anche a te, che io alcune persone che sono in comitato tecnico scientifico le ho avute come controparti in certi processi, e ho veramente voglia di leggere quello che hanno scritto, perché se hanno scritto in questa occasione come hanno scritto in quei processi, allora io mi preoccupo, e mi preoccupo anche tanto. Però siccome potrò, magari ne parlerò in futuro, ci sono dei nomi di persone considerate eccellenti di cui io renderò note poi le consulenze tecniche, visto che sono atti giudiziari, quindi sono pubblicabili, per far vedere quanto sono eccellenti quando fanno i consulenti tecnici. E questo è un argomento. Per venire alla questione procedimento disciplinare, allora il mio procedimento disciplinare, che io ho sempre reso pubblico, anzi io addirittura volevo che fosse resa pubblica la mia, quando sono stata sentita a Venezia, ma l'ordine non me l'ha concesso. Sì, perché non avevo, io proprio scritti in armadio non ne ho, non solo non ho scritti in armadio, ma addirittura io avevo rese pubbliche le mie le prime segnalazioni ai NAS, perché alcune non si può, però per segreto istruttorio evidentemente, ma quelle generiche sulle questioni di principio io le avevo pubblicate, quindi non l'ho fatto di nascosto, anche perché avevo bisogno dell'aiuto dei miei colleghi, che hai voglia te a convincerli, cioè se non gli fai vedere carta canta che ti sei già esposta tu, e quindi l'avevo fatto senza nessun problema. Sono arrivate all'ordine dei medici, è arrivata già dal 2018 una sorta di mail bombing, dove in parte in un italiano anche stentato e scorretto, il congiuntivo va cercato con lanternina e non si trova, in cui io venivo accusata di di aver salvato il gatto in Kosovo, mi hanno accusato, hanno scritto al mio ordine per dire che io avevo salvato un gatto
e me ne vantavo, infatti me ne vanto, perché fai te partorire una gatta, un cucciolo morto rimasto incastrato, e avevano anche detto che io ero stata cacciata dall'esercito, cosa che non è vero, basta leggere qualsiasi giornale, oltretutto perché ne ha scritto anche il New York Times, e questa era un'accusa. Poi un'altra invece riguardava il fatto che io non rispettassi la professione infermieristica perché non ne riconoscevo il valore e la crescita, quando io ho sempre detto che l'infermiere è un infermiere e non può fare il medico, e chiunque nega questa cosa nega anche qui una questione giuridica ben chiara, perché la Costituzione, perché la legge italiana riserva al medico e solo a lui l'attività di diagnosi, anamnesi, prescrizione e terapia, e nessun infermiere può fare diagnosi, punto e fine. Per queste mie affermazioni avversive, cioè ovvero rispettose della legge, gli infermieri si sono dati voce tramite quei giornali di cui ti dicevo prima, e mi è stato aperto questo procedimento disciplinare, che poi mi era stato già detto che sarebbe rimasto aperto perché c'erano 5 anni di tempo per chiuderlo, ed è ancora rimasto aperto, tanto che e poi sono state fatte ulteriori integrazioni. Queste ulteriori integrazioni hanno sempre la stessa accusa, cioè che io dico che l'infermiere da solo senza medico è pericoloso, cosa che in ambulanza secondo me è, perché se non c'è il medico io mi preoccupo. E il tenore è sempre questo. Sono arrivata però, dopo l'ultima convocazione, a diffidare il mio ordine dal continuare a chiamarmi, perché non c'ho tempo, dal Piemonte andare a Venezia, e soprattutto non ho più voglia di vedere il presidente della Federazione Nazionale dei Medici che scrive al suo vice, che è il mio presidente a Venezia, su richiesta della capa degli infermieri, tale Barbara Mangiacavalli, perché mi sono un po' rotta. Cioè non è che io con tutto quello che devo fare posso tenere dietro alle lamentele della capa degli infermieri che va dicendo che la professione medica deve delegare competenze mediche agli infermieri perché loro sono pronti e quindi l'ha deciso lei, perché lei deve cambiare prima la legge. Se non cambia la legge non può dire che i medici devono delegare funzioni mediche agli infermieri, perché commetterebbero un reato sia i medici che gli infermieri. Solo che a quanto pare il concetto di legalità non viene compreso nel suo significato più pieno, perché la teoria degli infermieri è che è arrivato il momento, perché l'hanno deciso loro, per cui atti medici possono essere fatti da loro. Ma chi l'ha detto? Perché deve esserci una legge che lo dice, visto che c'è una legge precedente che dice che non si può. Ma sarebbe una legge totalmente assurda, perché... Ma io voglio vedere chi la propone, Ma se l'infermiera avesse la competenza del medico, sarebbe meglio. Cioè, sì, gli mancano 6 anni di medicina e 5 di specialità. A quel punto avverrebbe una fusione tra due ordini professionali distinti, che è quella dei medici e degli infermieri, come avviene tra medici e odontoiatri. Ma io ti ricordo che quando fu creato l'ordine degli infermieri, il regalo della Lorenzin, l'antitrust disse che era inopportuno creare questo ordine perché non ce n'era nessun bisogno. È vero che era un parere non vincolante, però che tu crei un ordine che l'antitrust ti dice no, guarda, è meglio se non lo fai, sarebbe stato meglio non farlo, voglio dire, non è che parte proprio bene. Però va anche detto che la questione è politica, perché sulla questione infermieri, che sono 450.000, anche qui portare avanti determinate politiche, tra cui la sospensione / punizione a vario titolo di Barbara Balanzoni, è un forte elemento, sì. Cioè chi riuscirà a ottenere una mia sanzione di qualunque tipo sarà un eroe per qualcuno di loro. Ti difenderemo noi con i mille. Guarda, io credo, io l'ho già detto. Ma questo, bisogno, so che non hai bisogno. No, ma io ti ringrazio, però io l'ho detto veramente cuore in mano al mio presidente, e gli ho detto guardate un attimo che cercate di capire un attimo come stanno le cose, perché poi a volte funziona così.
che quando si tira troppo la corda e la corda si spezza, poi non si può più aggiustare. Allora, secondo me siamo già lì e mi dispiace perché il mio presidente, il dottor Leoni, è una persona a cui io, sono affezionata, uso l'indicativo presente, ma credo che abbia esagerato, anche perché come presidente della CIMO, che è un importante sindacato medico, ha portato avanti al TAR delle battaglie che vanno nella mia stessa direzione, però lui sul versante amministrativo, contro le delibere di Zaia che voleva creare questa figura dell'infermiere esperto, specialista, che non esiste e non la può di certo creare Zaia, poi non so se qualcuno glielo vuole spiegare a Zaia, però cioè, la figura dell'infermiere non è federale. Scusami, quei pochi studi di veterinaria a Zaia hanno fatto veramente male. La TSO e questa volontà di introdurre. Meno male che non ha fatto due materie di diritto, perché altrimenti avrebbe riformato la Costituzione. Però tu capisci che se un presidente di ordine fa ricorso al TAR, a parte che io quella cosa l'ho segnalata alla procura, quindi c'è il versante penalistico a cui ho dato seguito io e quello amministrativo a cui ho dato seguito il mio presidente, però tu capisci che un presidente di ordine che se al mantello della CIMO si comporta in un determinato modo, quando si spoglia del suo mantello di sindacalista e mette il mantello da presidente di ordine, mi contiene a convocare. Allora, se io abitassi a Venezia, probabilmente, ma non lo so se ci andrei, però direi, vabbè, ma io non posso farmi 500 chilometri davanti a queste contestazioni, perché poi io ho la copia, no? Mi mandano la copia, cioè erano una serie di allegati che iniziava a pagina 1 e finiva a più infinito, dove però i concetti erano sempre quelli, perché la Balanzoni non ci rispetta. Ma non è che siete voi che non vi rispettate, perché se voi continuate a dire che siete pronti per fare i medici, cioè io spero che ci sia una Balanzoni qualunque che vi venga a dire tornate in voi stessi perché non è possibile, ma gli stessi certo. Cittadini non vorrebbero mai. Certo, certo. Ma la Barbara Mangiacavalli non è quella che ha mosso una denuncia al dottor Montanari, chiede l'amica Tiziana. Ah sì, 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 certo, sì, sì, quella che è andata... È andata in periodo di lockdown, è andata a Firenze, dov'è che è andata? In Toscana, perché dove... No, ma lei ha... hanno querelato tutta una serie... hanno anche querelato me per diffamazione a mezzo stampa. Già, loro hanno fatto a un certo punto hanno fatto un comunicato stampa per dire che avrebbero agito penalmente contro di me. Contro di me per diffamazione a mezzo stampa. E loro hanno fatto un comunicato stampa per dirlo. Silenzio, se no guarda pure noi. Silenzio, e noi ce la stiamo facendo sotto. Noi abbiamo una grande fottuta paura di questi signori e signorotti che con la querela facile fanno atti di pura mafia. Perché in fin dei conti puoi fare paura a una persona con una pistola in mano, con uno sguardo malvagio, con un bossolo di proiettile davanti alla porta, o con una querela, o con un procedimento disciplinare. Qui di queste persone presto se ne occuperà la Direzione Nazionale Antimafia, perché questi hanno metodi che sono mafiosi e sono finalizzati ad avere il monopolio su tutto il sistema sanitario nazionale, che dispensa molti comodi e va a favore evidentemente dei privati contro l'interesse pubblico del cittadino. Mi è venuta così, ma diciamo, io guarda, io ti dico questa cosa, unito a sentire insomma delle persone che hanno questa facile querela come se loro avessero in mano un coltello, perché di questo, ma sai, la questione della querela della Mangiacavalli anticipata peraltro da un comunicato stampa, io l'ho sempre interpretata come un gesto per cercare consenso nei suoi, perché la cosa che a un certo punto, cioè prima del Covid, eravamo arrivati addirittura hanno scritto su di me 3 articoli in un solo giorno in vari siti, a parte con commenti di una volgarità sul mio profilo personale irripetibili, che farebbero disgusto a uno stupratore, ma a parte questo,
Si era arrivati addirittura a firmare a Roma il 16 di gennaio un documento contro di me, che era evidentemente contro di me, però non c'avevano le palle di mettere il mio nome, firmato da Fnonceo, da Simeu, cioè società italiane mediche importantissime. E quando sono andata a bussare, dire ok, mi date il testo che avete scritto, come avete scritto una cosa contro di me, datemi le firme di chi c'era, io le sto ancora aspettando. Però quando tu vedi che la Federazione Nazionale dei Medici, su richiesta anche qui di un infermiere che aveva fatto un vocale contro di me in una chat, e poi il vocale mi era arrivato perché manco un vocale in una chat riescono a tenere, e io l'avevo divulgato dicendo pensa un po' cosa si va raccontando di me. Sono riusciti a creare un casino tale per cui esce questo documento a firma congiunta di cui mi fotto ampiamente, e vorrei ribadirlo questa sera. Pensa, mi vedi sofferente per questo documento, sto veramente soffrendo tanto. Non hanno avuto le palle di dirmi chi ha firmato, cioè io ancora oggi non so chi ha firmato, ma non per altro, per dire, ma vi rendete conto che firmato un documento contro una persona, non mettete nome e cognome, ma la rendete perfettamente distinguibile, e non avete neanche le palle di dirmi i nomi di chi ha firmato, ma chi volete veramente convincere e di cosa? Cioè, e con articolo di giornale che diceva la Balanzoni viene scaricata dai medici, caso chiuso. Ma quale caso chiuso? Ma da quando io ho bisogno di avere l'appoggio della Fnonceo o di Simeu o di chissà chi altri? Ma me ne fotto ampiamente, perché non è che io ho passato la mia vita per cercare di fare le cose che mi piacevano per farmi condizionare da un documento della Fnonceo. Cioè, però voglio dire, nella loro testa vedere questo la Balanzoni scaricata dai medici, io dovevo andare in psicoterapia, cioè ci ho mandato loro forse, perché come ho detto quella stessa sera, ed era il 16 di gennaio, ritentate, perché a me se io sono scaricata dai medici, cioè se ha considerato certi medici, è un complimento. Esattamente, arriviamo, ecco, questa è stata, diciamo, l'introduzione, perché l'intervista durerà un minuto perché stiamo concludendo, però questa è stata tutta l'introduzione per arrivare al tema della serata, che esauriremo in un minuto. Intanto grazie Barbara, veramente splendida, in splendida forma, anima e coraggio da vendere, molto importante la tua testimonianza, sei un esempio, spero, per tantissimi giovani che possono avere quel modello di medico. Io spero di no, perché... non seguite le mie orme, è faticoso. Fammi dire, sì, è faticoso, ma è necessario ed è gratificante e tiene giovani e belli. Belli fuori e dentro, blim blim. Allora dico, no, la cosa bella è che i giovani possono affacciarsi anche ad un approccio multidisciplinare della conoscenza, alla ricerca della verità, maturare delle competenze tecniche ineccepibili, senza essere in quei sarcofagi, come si dice, di mummie, perché spesso siamo abituati a vedere i cultori della conoscenza come delle mummie, delle persone quasi inarrivabili, mentre qua abbiamo una splendida persona che con grande competenza, io sono un avvocato tutto sommato abbastanza conosciuto, non c'è bisogno che faccia il modesto, devo dire che ho trovato una collega da questo punto di vista. No. No, devo dire che dal punto di vista medico non posso esprimermi, ok? Dal punto di vista giuridico posso confermare che Barbara Balanzoni non lo fa, lo è, ok? Quindi veramente un applauso da parte di tutti noi. Ma arriviamo quindi al tema. Vi è una contrapposizione tra uno spirito di servizio e il potere fine a se stesso attraverso l'esercizio di un potere pubblico, una funzione pubblica. Bene, tu da che parte stai? No, allora, questa domanda, io dico una cosa, che tutti si ricordano l'intervista di Falcone, e io avevo 17 anni quando hanno ucciso Falcone,
E fu lì che io, che volevo fare il medico da quando avevo 6 anni, ho avuto la prima crisi di identità, che è durata circa 6 mesi. E mi ricordo che quello che mi aveva colpito di lui e di Paolo Borsellino fu proprio il fatto che io da 17enne andavo all'ultimo anno del classico l'anno successivo, a settembre, e mi dicevo, li guardavo con grandissima ammirazione e dicevo, ma perché deve esistere, cioè, per vedere delle persone che hanno sacrificato tutta la loro vita in nome di un ideale e poi vedere anche il prezzo che hanno dovuto pagare, ovviamente, ma non parlo della morte, perché la morte è stato l'ultimo atto, ma della solitudine che hanno vissuto prima, delle continue delegittimazioni che hanno vissuto prima, soprattutto Falcone. Poi ho letto un sacco di libri sulla sua vita e il dolore anche che traspariva dalle sue interviste, questo senso di solitudine. E tutte le volte che io mi sento sola o mi sento, come posso dire, attaccata anche dai miei colleghi, perché poi come fu per Falcone, e non mi voglio paragonare a Falcone, ci mancherebbe, però dico nelle dinamiche, normalmente anche le dinamiche spesso si ripetono. Quindi ogni volta che io mi sento giù di corda, e succede come succede a tutti, oppure che non vedo la luce in fondo al tunnel, ripenso a quella domanda che fecero a Falcone quando gli chiesero se lui si fosse mai pentito di aver sacrificato tutta la sua vita, e quel suo no mai che tutti abbiamo presente in quello spezzone di intervista che va sempre in onda. Io credo di aver scelto da che parte stare, ma in generale nel 1992, cioè quando è vero che poi ho scelto di fare il medico, però poi non mi sono mai messa via il fatto di non aver fatto giurisprudenza. E quando mi ritrovo nelle parole di Falcone, sono sicura di essere dalla parte giusta, e quindi vivo il fatto di vivere dei momenti difficili, dei momenti in cui mi chiedo se abbia un senso, e però poi mi dico che domanda stupida che ti sei fatta, e quindi uso Falcone e Borsellino come esempi di vita. Ovviamente loro sono dei sono per me un'immagine di quello che l'essere umano riesce ad arrivare ad essere quando il coraggio e quando la preparazione vince su tutto, e sono inarrivabili, però io come modello loro. Sì, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che alle domande di Lamberto Sposini, Giovanni Falcone, alla domanda specifica, ma il giudice chi glielo fa fare, insomma non si sente chi glielo fa fare, rispose Giovanni Falcone: lo spirito di servizio. Soltanto lo spirito di servizio, soltanto. Ora immaginiamoci Giovanni Falcone con spirito di servizio, significa servitore dello Stato. Perché? Come fa il servizio, diciamo un magistrato, a essere lo Stato se è servitore dello Stato? Per la semplice ragione che i magistrati, i medici, gli avvocati, tutti, non siamo lo Stato. Soprattutto i magistrati, le forze dell'ordine, non sono loro lo Stato. Loro sono servitori dello Stato, perché lo Stato siamo noi come popolo. Perché il popolo è un elemento costitutivo dello Stato, lo fonda e lo precede. E in funzione di tutto del popolo, tutta l'attività viene condotta. Quindi ecco come ci troviamo davanti a un magistrato che con spirito di servizio serve il popolo sovrano in applicazione delle leggi, e dall'altra parte abbiamo invece altri magistrati, altre toglie, che invece vivono il potere fine a se stesso, e addirittura poi si fanno scudo della vita e della morte, del sacrificio di Falcone, di Borsellino e di tanti altri, come dire non mi potete criticare perché io sono un magistrato, che mi dovete fare fare la fine di Falcone e Borsellino. A queste persone va detto: sì, ma tu non sei Falcone e Borsellino. Sì, nessuno ci pensa a farti battaglia talmente. No, ma però io vorrei dire una cosa, che il messaggio che dovrebbe passare, secondo me, è che è molto difficile
però è quello che ognuno dovrebbe fare, quella piccola parte che può fare, per due motivi. Uno, perché serve all'autostima e fa vivere meglio, e l'altro perché non si può delegare agli altri, non si può sperare che siano altri ad immolarsi per il bene comune, poi che gli altri lo facciano. Cioè, che mi ricordo sempre mia mamma, ogni volta a me, adesso magari se la vede anche sta diretta, però che mi dice sempre: non andare mica stasera a dire questa cosa. E le dico sempre: no, ma infatti non vado stasera perché l'ho detta ieri. E lei mi dice sempre: ma perché devi essere sempre tu? Però questa cosa la diceva anche la mamma di un magistrato antimafia di Napoli, di cui io ho una stima infinita. Io lavoravo con suo fratello, che è un ortopedico, e mi diceva che anche la madre di questo magistrato diceva sempre: ma perché tu sei alla DDA e perché tu devi pensare tu ai quartieri spagnoli? Quindi penso che sia un po' l'atteggiamento di tutte le mamme preoccupate quando sanno che i figli sono in posizioni tali per cui rischiano di subire attacchi, o attacchi che possono essere mediatici, nel caso dei magistrati antimafia ben più che solo mediatici. Però ecco, è ovvio che c'è qualcuno che sta alla DDA, e abbiamo Raffaele Cantoni che stava all'ANAC, che poi poveraccio ha preferito, e io ho una grandissima stima di Cantone, mi preoccupa molto che lui abbia deciso di andare via prima del tempo, la dice lunghissima, perché Cantone non è uno che lascia le cose a metà. C'è sempre un Raffaele Cantone, un Sergio Amato, e altri nomi, Nicola Gratteri, che si occupano di mafia e lo fanno per tutti noi. Però ci deve essere anche il medico che si occupa della medicina, ci deve essere l'avvocato che si occupa del diritto, l'ingegnere che si occupa di ingegneria e che non si piega al potere criminale della 'ndrangheta, soprattutto per quanto riguarda ricostruzioni, appalti e queste cose. E come si dice sempre, oramai anche la criminalità è talmente confusa e collusa coi professionisti, che secondo me tanta gente è in associazione esterna senza nemmeno saperlo, a propria insaputa, perché non sai, tu non sai nemmeno più con chi hai a che fare. Tu pensa che, lo sanno benissimo i magistrati, la sanità del nord è controllata dalla 'ndrangheta, c'è un asse diretto con Reggio Calabria e Gioia Tauro. E io mi ricordo che una volta in operazione per i tali, in un processo per cui ho il disgusto, ma in cui sono consulente, io mi ricordo che ho pensato: qua dentro potrebbero metterci fuori un muro con scritto 41 bis e mi sentirei in questa situazione. Cioè, tu in certe situazioni hai veramente la percezione, se non fai parte di quel mondo, e lo distingui proprio perché non ne fai parte, di essere anche in certi processi, ma in più di uno ha vissuto questa sensazione, soprattutto nelle operazioni per i tali, quando si è in numero ristretto, di essere dentro un unico clan che decide, normalmente decidono diversamente da quello che sostengo io, poi bisogna vedere i processi come vanno, che non sono farina da fare ostie, però hai proprio la percezione di essere l'elemento alieno in un sistema talmente marcio, colluso, senza speranza, che a volte ti fa pure schifo l'idea di essere nella stanza con quelle stesse persone, ma non puoi non esserci perché è il tuo lavoro. Però io credo che se tutti si impegnassero per fare quel piccolo passo che aiuta anche poi chi ha la forza, a volte mentale, emotiva, di prendersi responsabilità in più, però quel piccolo passettino che tutti potrebbero fare va fatto, perché diventerebbe più semplice per tutti, e soprattutto l'autostima delle persone che non vivono, perché anche il vivere collusi o il vivere sempre subendo poi ti porta al malcontento, a essere demotivato, quando invece combatti per un ideale, santo Dio, ti senti meglio. Però anche questo è un messaggio che non passa. Cioè, ci ho provato stasera, ma so già che non passa. Dico chi mi può dare 44 anni? Ed è una vita che mi sento ripetere da tutti, ormai anche dagli amici, eccetera.
ma stai attento, chi te lo fa fare? Mi sono trovato molte volte, non solo mio padre e mia madre, ma sempre tu devi fare queste cose, un classico, ma molte volte mi sono trovato in questa situazione dove io sono l'elemento di disturbo, perché se non ci fossi io, lì la tavola sarebbe già apparecchiata e tutto risolto, invece c'è questo elemento di disturbo, e io anzi lì ci godo, ti posso dire che lì ci godo. Fare saltare il banco a questi... È meraviglioso. Cioè, ho preso quella sensazione. Fare saltare il banco di chi trucca gli appalti, i concorsi pubblici, portare alla sbarra quelle persone che vivono in un senso che si sentono non punibili, si sentono delle divinità, una goduria che ringiovanisce. Quindi lottate per gli ideali, lottate l'unica differenza, sai qual è? Che pubblicità è la nuova, è la nuova pubblicità, anziché la crema Valori Universali. Ringiovanisci e le rughe spariscono. Ma è che nella tua posizione è diciamo così, tra virgolette, è fisiologico, nella mia nella mia meno, e quindi io vengo vissuta molte volte veramente come il problema, perché il medico normalmente non va contro l'ospedale come ci vado io, perché io ci vado in realtà con la testa del giurista, ma perché vengo da quella scuola, cioè io non ho imparato dai medici legali a scrivere consulenze, ma l'ho imparato dai magistrati che me l'hanno insegnato, e quindi io so che cosa serve al magistrato per poter decidere, quindi io non riesco neanche a legare molte volte con l'ambiente della medicina legale, anzi molte volte mi ci scontro, perché io non mi sento per nulla medico legale, anche se mi occupo di medicina legale, ma io mi occupo di medicina legale con la testa del laureato in giurisprudenza, e in questo ti assicuro che far pace dentro di me con questa dualità è stato molto molto complicato. Poi sono arrivati i risultati, sono arrivate delle soddisfazioni e mi sono detta vabbè, continuo così, però all'inizio è stato uno scisma interiore anche drammatico per me, perché non mi riconoscevo nella medicina legale per come normalmente è, e anche per come scrivo io. Abbiamo stili completamente diversi, io in 10 pagine ho scritto tutto, cioè me ne devo leggere 90, di cui 89 da cestinare spesso, tu sai di cosa sto parlando. Per cui ecco, nel tuo lavoro quello di far saltare il banco è parte del gioco, nel mio in realtà è visto con un po' più di, diciamo, è visto male, però anche di questo posso dirti me ne sbatto. Grande Barbara Balanzoni questa sera qua con noi su Spread Love, che ci tornerai insomma a trovare. Spero di vederti alla settimana sociale di Ravalusa, ti abbiamo invitata, e quindi insomma vedremo cosa riuscirai a fare. Quali sono i prossimi, diciamo, appuntamenti? Abbiamo il Corona Stampa, che va in onda ogni giorno sul tuo profilo. Fondamentalmente la Corona Stampa, gli aggiornamenti giudiziari, mano a mano che casi miei ecco arrivano. Adesso sono un po' arenata, perché ho seguito istruttorio quasi su tutto, però prossimamente, per quanto riguarda anche il comitato tecnico scientifico, sicuramente il corona contraddittorio, magari chiamiamolo così, potrebbe essere la nuova rubrica, quando sua eccellenza Conte ci renderà pubblici i variati del comitato tecnico scientifico, ovviamente. Va bene, quando ci concederà il lusso. Sì, se ci concederanno questo lusso, ma non ce lo concedono, ce lo andiamo a prendere. No, vabbè, ma non credo si possa continuare sta farsa ancora per tanto. Voglio dire, dovranno creare i morti, cioè dovranno fare i pupi di zucchero, farli a cadavere, che ne so. Ma non abbiamo risposto ad una domanda. Ecco, l'amico Giovanni Norito ci suggerisce: quando finisce condividiamola su tutti i gruppi questa diretta. Grazie Giovanni. Ho il 7% di batteria, quindi devi farmi una domanda flash. 7%, aspetta, se no devo togliere l'auricolare. No. Flash totale. Perché? Cioè, qual è il motivo per cui non si sono fatte le autopsie? Una volta che è tutto zincato, chiuso nella bara, si può trasmettere questo virus da una bara?
Cioè, perché quindi si sono cremate? Per non fare le autopsie, confermi? Proprio lapidario, confermi? Ma secondo, se, cioè, sì, cioè, secondo no, me, sì, no. Sì, 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 era il modo... Perché, guarda, perché queste autopsie? Perché queste autopsie non fare? Ma sai perché c'ho il dubbio? L'unico dubbio deriva dal fatto che sono proprio anche tanto ignoranti. Quindi, cioè, capire dove finisce l'ignoranza a volte e dove comincia la malafede non è così semplice. Quindi, no. Sicuramente bruciare era un ottimo modo per non creare problemi futuri. Sul fatto che poi avessero realmente compreso che fare un'autopsia è utile da un punto di vista scientifico, lì ho i dubbi, perché implicherebbe un ragionamento medico. E allora però dovresti anche essere un medico, cioè nel senso dovresti farlo clinicamente, per cui però ecco, sicuramente prendere e incenerire, tu sai che tanto non riesumi niente, no? E sì, poi c'è la questione, e poi c'è la questione dei soldi, perché dobbiamo anche capire il flusso di denaro come è avvenuto rispetto alle certificazioni, rispetto ai DRG. Dobbiamo capire se i DRG e quindi i rimborsi avevano un ancoraggio rispetto alla positività, cioè non alla positività, scusami, al fatto di scrivere COVID. Io scrivo COVID e diventa un lascia passare, ci guadagno pure. Va verificata questa cosa, io la verificherei se fossi il capo della procura. Esatto, sì, l'esposto al procuratore della Repubblica di Bergamo glielo mandai io già in tempi non sospetti, quindi, ma va bene, a questo punto noi riserviamo qua il discorso, perché sennò veramente va per le lunghe. A me pare che vi sia stata la distruzione di prove di reato e anche di un certo collegamento tra... Ma sai, tra... una cosa che lì bisognerebbe veramente capire... Questo l'ho già detto, bisogna capire, questo va detto a tutti i procuratori, bisogna capire se i morti per COVID come hanno fatto a far diagnosi, perché se poi salta fuori che la diagnosi non c'era è anche un falso ideologico. Certo, dico, infatti la questione è molto intrigante, diciamo che da quelle mancate autopsie, poiché vi erano le cremazioni, discendono cascate di responsabilità penali, si allargano scenari assai inquietanti. Va bene, grazie Barbara. Però, ecco, se si riesce a far passare il messaggio che le cartelle cliniche, non c'è il corpo, però c'è la cartella clinica che come la scena del crimine parla, quindi bisogna andare a capire le cartelle cliniche come sono state compilate, perché io ho tutta questa fiducia sul fatto che abbiano riportato esattamente le cose come erano, non è che ce l'ho proprio così, non ce l'ho senza verificare. A questo punto fammi dire che in Francia si è posto lo stesso problema, il Ministero della Salute francese ha costituito una commissione ad hoc per revisionare le cartelle cliniche e si è scoperto che praticamente 7-8 casi COVID su 10 non erano tali e che comunque il nono e il decimo caso riguardava, diciamo, le famose 3-4 patologie concomitanti in anziani, eccetera eccetera, quindi anche questo in Francia però bisogna capire l'eventuale dopo, cioè, un conto è dire okay, come causa il COVID c'è, un altro metti quella parolina come lascia passare per non avere nessun tipo di problema. Questo sarebbe veramente quella falsità ideologica che commetti per occultare un errore medico. Esatto, la promossa in diritto penale, Barbara Palanzoni, promossa in diritto penale, 110 e lode, un bacio in fronte. Allora, a questo punto un abbraccio virtuale, speriamo di poterci abbracciare a Ravanusa, dove troverai il calore e l'affetto di tantissime persone che ormai hanno imparato a conoscerti e che ti seguono da molto tempo. Ciao a tutti, grazie mille, buona serata, ciao. Tra circa mezz'ora siamo di nuovo qua in diretta, questa volta con i ragazzi di Roma, vi farò conoscere Manuel, vi farò conoscere altri ragazzi che sono ormai volti noti delle web e che molti non sanno niente di loro, sono delle persone assolutamente normali, simpatiche, di valore, che ho il piacere di presentare a tutti voi. Quindi verso le 11 siamo di nuovo qua in diretta con voi.